Buongiorno dalla Polizia Stradale per la Calabria. A tutti i viaggiatori e ai nostri ascoltatori, si registrano già le prime implementazioni del traffico in direzione sud nella nostra regione, ovviamente in direzione per il raggiungimento delle mete turistiche balneari più famose. Rammentiamo a tutti gli ascoltatori e tutti i viaggiatori che il viadotto Italia è stato completamente riaperto grazie all'intervento di ANAS S.p.A. e dove si procede su unica carreggiata per doppio senso di marcia. Quindi anche in questo caso qualche leggero incolonnamento nei momenti più critici, ma tranquillamente superabili con pochi minuti di pazienza da parte dei viaggiatori e degli ascoltatori. E ricordiamo infine che per tutti i giorni festivi e prefestivi ci sarà la sospensione della circolazione per i veicoli superiori a 7,5 tonnellate, appunto per favorire la viabilità e la fluidità del traffico. Ricordiamo comunque a tutti quanti di usare la massima prudenza, di effettuare frequenti soste, viste le temperature elevate che si stanno raggiungendo in questi giorni e nei prossimi che verranno. E vi ricordiamo, perché per qualunque problematica, in qualunque momento della giornata e della notte, c'è il nostro numero telefonico di emergenza 113 completamente gratuito, cui richiedere assistenza o qualunque genere di informazione che possa essere utile. Nuovamente, buon viaggio. Una delle cause più frequenti di incidenti stradali è la distrazione, spesso dovuta all'utilizzo dei telefoni cellulari. Telefonare, leggere, mandare messaggi è ormai entrato nell'uso quotidiano, ma spesso sottovalutiamo la pericolosità di tali comportamenti. E non si tratta di essere degli assi al volante. Nemmeno un pilota di Formula 1 può mandare un messaggio senza distrarre la vista dalla strada, anche solo per quella manciata di secondi che però è sufficiente per fare un incidente. Quando guidiamo spesso non ci concentriamo su quello che facciamo, pensiamo ad altro, o anzi, peggio, facciamo altro. Sottovalutare questi rischi può portare a delle condotte di guida pericolosissime, solamente perché chi guidava non pensava a ciò che stava facendo. Se usiamo il telefono cellulare durante la guida, non solo togliamo l'attenzione a quello che stiamo facendo, ovvero guidare, ma soprattutto non guardiamo più la strada e sotto le nostre ruote l'asfalto continua a correre. La strada non è un videogame, non possiamo mettere in pausa. Se proprio dobbiamo, usiamo l'auricolare, il bipavoce. Certo, la cosa migliore sarebbe fermarsi in un'area di servizio e lì telefonare in tranquillità. Buone vacanze. Noi siamo con voi.